Colori e novità caratterizzano l'appuntamento primaverile di Mo a Casa, in programma dal 28 aprile al 6 maggio nei grandi padiglioni della nuova Fiera di Roma. La rassegna dell'arredo e del design, che ha sempre avuto un grande successo di pubblico, anche nell'edizione di primavera offre ogni tipo di soluzione per abbellire le rispettive abitazioni e per soddisfare le richieste anche più esigenti. Alcuni spazi sono anche dedicati alla progettazione e alla consulenza gratuita offerta dai professionisti e dagli allievi dell'Accademia delle Belle Arti, sempre più attenti all'aspetto ecosostenibile, al risparmio energetico, al riutilizzo di materiali riciclati, allo sviluppo sostenibile, al consumo responsabile. A Mo a Casa, comunque, oltre alle ultime novità del settore, protagonista è la tradizione artigianale italiana, in particolare nell'area riservata alla CNA e alla Camera di Commercio di Roma. Ma non solo. Sì, non solo l'artigianato che è presente tramite la Camera di Commercio e la CNA, ma anche espositori commercianti che sono, diciamo, tra i più qualificati di Roma e diciamo, del Lazio. Perché oltre insomma, all'artigianato abbiamo anche ovviamente commercianti che rappresentano poi la migliore espressione per quello che riguarda le ultime tendenze dell'arredamento. E, essendo poi ovviamente espositori di un certo calibro ripropongono anche le ultime tendenze anche riportate al Salone del Mobile Internazionale di Milano che c'è stato circa 2 settimane fa. Quindi, e poi abbiamo chiaramente anche delle nuove iniziative come i giovani architetti e anche diciamo, sostenuti alcuni progetti su materiali ecosostenibili, diciamo una mostra un po' a 360 gradi. La qualità dei materiali e delle lavorazioni sono unite alla visione progettuale innovativa, caratteristica essenziale di questo e proprio festival della sapienza produttiva non solo delle zone del centro-sud della nostra penisola. Mobili, accessori per la cucina ed il bagno, salotti, allestimenti originali per cercare di fronteggiare le esigenze domestiche degli spazi verdi, ma anche un percorso enogastronomico sostenuto dalla Regione Lazio, incontri e dimostrazioni dello chef Fabio Campoli e del Circolo dei Buongustai per arricchire il programma della 6ª edizione Moa Gustibus, un modo per valorizzare il concetto di cucina, casa, accoglienza attraverso le intramontabili specialità italiane. Porte aperte alla nuova Fiera di Roma tutti i giorni dalle 16 alle 21, sabato festivi e straordinariamente il 30 aprile dalle 10 alle 20.